Sono stato il primo a farlo subito dritto dal cuore, ma non sarò l'ultimo come l'imperatore. Guidato dalla passione, è una sorta di Ennio Morricone delle mie colonne sonore, che mi ha aiutato a trovare la pace interiore. Ho scelto di espormi e mostrare a tutti le ferite, altro che rifugiarmi 7 anni in Tibet. Ma quale Dalai Lama che gode del suo panorama? Sono il protagonista della trama, in cerca di fama, pedina di una dama. In questo mondo fatto di scacchi, se vuoi il nirvana, devi scavalcare gli altri. Se scappi, schiatti, ma se spacchi durante i passi, deve esserci un DJ che sappia compensarti i piatti. Almeno per non fare una figura da scemo, che dopo aver fatto un demo si presenta a Sanremo. Sapremo chi sul palco non sarà da mene, poi vedremo chi sopravviverà come Gloria Gaynor. A testa alta io vivo anch'io, se ti incontro io non discuto, ti chiudo, ti mando a fuggire. Amico mio, non ti sarai mica offeso, ho appena cominciato, ne vuoi ancora come caso? Che te lo dico a fare, se non hai ancora capito che il forse è un affermativo quando si tratta di stilo. Che te lo dico a fare, sai come sono riuscito, da dove sono partito, qual è il mio punto d'arrivo? Che te lo dico a fare, se non ti guardi un po' in giro, non vedi quello che vedo, non vivi quello che vivo. Che te lo dico a fare, senza di me l'alfabeto non è completo. Passami il micro che te lo spiego. Uno come te può contare su di me, perché ho le garanzie di chi sa fare del rap. Due sono le personalità in cui mi identifico, tranquillo e requieto, due qualità che mi distinguono dall'essere Jekyll o Hyde. Quando al momento servono, ma Mickey Lifestyle caratterizzano come per Charlie Baltimore la stessa indole d'appartenenza. Chi mi conosce può confermare l'equivalenza, non c'è due senza tre, tre per chi fa da sé, in ogni caso non ha bisogno di te. Quattro, gli elementi dell'hip hop a cui sono legato da un patto di sangue come con Lavis. Quando raggiungerò il 5 di Lenny Kravitz, acquisirò il quinto elemento come Bruce Willis. È una serie di buone motivazioni come torme, e a chi sopra ci dorme non serve. Che te lo dico a fare, se non hai ancora capito che il forse è un affermativo quando si tratta di stilo. Che te lo dico a fare, sai come sono riuscito, da dove sono partito, qual è il mio punto d'arrivo. Che te lo dico a fare, se non ti guardi un po' in giro, non vedi quello che vedo, non vivi quello che vivo. Che te lo dico a fare, senza di me l'alfabeto non è completo. Passami il micro che te lo spiego. Chi produce fat tapes e dischi è un grande come le Bonski, altro che sex gay tra le whisky e Clinton. Se te la rischi, sei ancora in tempo a prendere applausi e non fischi, perché qualcuno sa che esisti, li ho visti. MC di passaggio davvero capaci, talenti sprecati, perduti, svaniti nel nulla. A volte riconosco i loro volti tra la folla, a volte mi chiedo chissà dove sono finiti questi tipi. Sui libri puoi imparare la storia, ma non c'è regola per quanto riguarda la pratica. Chi si identifica, maestro di cerimonia, si mette più in mostra, con le parole celebra la propria forza. Non importa quanta gente di fronte, quando performo si sente la terra vibrare, l'impianto comincia a sudare, il microfono è talmente vivo da sentirlo pulsare. Che te lo dico a fare? Che te lo dico a fare? Se non hai ancora capito che il forse è un affermativo quando si tratta di stilo. Che te lo dico a fare? Sai come sono riuscito, da dove sono partito, qual è il mio punto d'arrivo? Che te lo dico a fare? Se non ti guardi un po' in giro, non vedi quello che vedo, non vivi quello che vivo. Che te lo dico a fare? Senza di me l'alfabeto non è completo. Passami il micro che te lo spiego. Che te lo dico a fare? E hey, yo Dani, stavolta non puoi infiltrarti. Che te lo dico a fare? Negli affari di Lefty, ora lo sai. Che te lo dico a fare? Con chi ha a che fare? DJ Double S. Che te lo dico a fare? Left side. Yo, che te lo dico a fare?